Are you ready for it? Ciao a tutti amici del canale, bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi per cominciare un vlog di 3 giorni in gara e sono molto molto felice perché, come sapete, io amo andare in gara e... ah, che bello. Oggi è il 17, credo, e la gara è il 17-18-19 ed è venerdì e sono neanche le 8 di mattina. Saremo a Gorla. Oggi farò la mattina la warm up della 4 della 5 anni, ancora un po', non ho capito molto bene. Comunque la 4 è un metro, come ho fatto a Trucazzano, mentre la 5 è 110. Però non so cosa farò, vabbè, una delle due, poi dipende da come va la warm up, farò o la 100 o la 110 al pomeriggio. E niente, io sono... adesso a me viene un déjà vu assurdo di quando l'ultimo concorso con Domino, l'ultimo giorno, vi ho detto che stavo malissimo, cose, e poi ho fatto eliminato, molto bene. Quindi, vabbè, ve lo dico sperando di non fare eliminato. Sto abbastanza male, però oggi è tipo il terzo giorno di tipo malattia, raffreddore, cose, quindi speriamo di essere sulla via della guarigione. Però sì, comunque sto un po' meglio, cioè non mi soffio il naso più ogni tipo 4 secondi, un po' di più. Niente, poi mal di pancia, mal di testa, vabbè, un sacco di belle cose. Adesso arriva Vivi a casa mia e basta, ci vediamo dopo. Ciao Isterica, buongiorno. Ti vedo felice. Bene, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo fatto anche la ricognizione, faccio la 4 anni alla fine e poi vediamo cosa fare oggi pomeriggio. Ah, allora sorridi. Poi vediamo cosa fare oggi pomeriggio, ci vediamo dopo. Ripartiamo, è orizzontale, vado bene orizzontale? Sì, il cavallo che è... sto mangiando. Ciao Isterica, stai mangiando? Com'è, buono? Sì, sì. Cosa propone oggi il menù? Vlog di gara, la... Ciao, bella cavalla! Ma ciao Isterica, ciao! Ma addirittura ti interrompi di mangiare per salutare la nonna. Ciao! Ve lo dico che l'ho fatto partire, non ve lo dico. No, dai! Sì, è partito. Bene, è partito. Sono le... boh, quasi l'una. Ovviamente pari sempre sopra di me. Sì, è lei che si è offerta di darmi il suo posto come a sedere. Sedia. Comunque, ho fatto la 4 anni. Ho montato 5. Piuttosto male. Isterica non lo so, era un po', tanto lo vedete dal video, però poi dal video era indecisa. Non lo so, era un po' strana. Guardava un po'. E ha dato una guardata sul fosso che ho detto mi schianto adesso. Però vabbè, poi ho montato no, tutto però un sei po' così. Quasi schiantata in altri salti. Ho un po' montato tutto così e lei saltava un po' così. Oggi pomeriggio facciamo la 100. Anch'io. E speriamo che in campo prova ci sia della gente un po' più intelligente, perché nella 4 anni veramente imbarazzante. No, raga, nella 5 non avete idea. Io ho fatto 5 ma raga, anni. Il punto è che cioè avevano praticamente tutti il primo e il secondo grado e non sapevano andare in giro, esatto, in campo prova. Io ero tipo primo grado. Poi ci guardavano
faccio ritirato. Comunque io so andare in giro in campo proprio. No, però tipo a me certe volte guardavano e dicevano: ma cosa ci fa questa qua? Io sono tipo: scusa che non sai neanche tenere la destra. E poi oggi pomeriggio vedrò di montare un po' meglio. Speriamo che isterica sia un po' più attiva. Isterica, no. Normale. Cioè nel senso più lei diciamo. Ha 5 anni, tutto bene. Ha fatto uno stop su 4 perché ha guardato un po'. Però verde. Poi bene, sicuro un po' verde, verde strano. E poi da Dio, stava bene. Da 5 anni sfidiamo il campo prova. Ovviamente tutti, allora, io ero l'unica che aveva il brevetto in tutta la 5 anni, che avevano tutti il secondo grado e il primo grado. Esatto. Quindi già saranno bravi, no? Cioè in teoria dovevano essere persone che montavano bene. Esatto. A una certa, sì. Uno si cappotta a destra. Questo qua davanti si impenna, ma proprio si impenna, cioè, e si gira e cade. Io e Jasmine ci fermiamo e siamo lì così. E lui, poi lo zoom, no, lui si capotta, il cavallo si capotta su, tipo cade. E io e Jasmine sempre lì così che li guardiamo. Cioè, io non l'ho vista questa via. Scena purtroppo. È stata bruttissima. E poi è risalito. No, e poi un altro che si continuava a spaventare tutto intorno a Jasmine. Jasmine era tutta stupida. E Ante ovviamente stava vicino a quelli che si spaventavano. Ma non è vero. Oggi pomeriggio Ante fa la 10, io faccio la 100 e Vivi fa la 100. E basta. Ci siamo di nuovo a ammazzarci. Vediamo dopo. Salutiamo isterica, aspettate. Ciao amore, ma ciao, ciao amore, ma ciao patata, ciao, non mi morde, ciao amore, ciao patata, salutiamo Vamp, ma Vamp dorme, ciao Vamp, è bella addormentata. Ma troviamo Jasmine. Jasmine! Jasmine! Toc toc! Oh, buongiorno! Hello! Ciao ciao! Bye! No, salutiamo Krusty! Ciao Krusty! Krustino! Ciao patato! Oh, ciao, buongiorno! Ciao! Buongiorno a tutti, allora finalmente oggi è un nuovo giorno. Scusate se non ho finito il vlog ieri, nel senso che non ho più detto niente, ma già stavo molto male. Poi sono successe varie cose, in più ero stra arrabbiata con me stessa per come avevo montato, quindi ho detto meglio non finire il vlog perché faccio un casino. Quindi oggi finalmente è un nuovo giorno, mi si è pure rinnovato il 3G che era da tipo una settimana o forse di più che non avevo, quindi sono carica per questa nuova giornata piena di felicità, speriamo. Comunque sono davvero arrabbiata per come ho montato ieri, e isterica la mattina era strana, il pomeriggio io non lo so cosa mi è successo. Ah, poi tra l'altro in seconda fase dal 9 al 10 non si capisce bene cosa faccio, perché in realtà io sapevo dove dovevo girare, perché dovevo girare in mezzo alla gabbia per fare la girata stretta,
giro in mezzo alla gabbia e non capisco più dove era il mio salto, cioè non lo trovavo più. Poi tra l'altro mi hanno detto, cioè poi dal video non si vede, però mi hanno detto che c'era una tipa col cavallo in mezzo, quindi probabilmente io mi sono trovata il cavallo e ho detto no, se il cavallo è lì vuol dire che io devo girare ancora più stretto, e quindi mi sono trovata l'uscita della gabbia sulla mia sinistra e ho detto io non devo saltare questo. E quindi non lo so, c'era il cavallo, non mi è venuto di andare dritto un po' più avanti, andare a saltare, ma ho fatto un circolo. Quindi le quattro planetà sono per quello, però io ho montato molto male. Dai video in campo prova secondo me non si capisce tanto, ma ci saranno stati una cosa tipo 25 cavalli in campo prova, quindi io sono piuttosto arrabbiata anche per questa cosa, perché isterica al fiocco rosso. Io tra l'altro ho urlato contro una persona per sbaglio due volte, cioè nel senso che ho urlato due volte per sbaglio, era proprio contro la stessa persona, perché mi passavano di fianco. Isterica si arrabbiava, io ho il fiocco rosso e come tutti sappiamo il fiocco rosso serve a non farsi venire vicino in campo prova. Se tu mi vieni addosso, il mio cavallo si arrabbia, io sono nella ragione perché il mio cavallo ha il fiocco rosso e tu non mi devi venire vicino. Quindi niente, poi si era pure messo a piovere, cioè ieri ero veramente così. Oggi nuovo giorno, è tipo le 3 meno qualcosa, tipo come mi viene a prendere Ante, andiamo. Faccio sempre l'accento perché direi che è meglio non salire di categoria visto che ho fatto solo casini. Voglio impegnarmi a montare bene perché Isterica non si merita di essere montata come la sto montando in questi giorni e come a volte la monto, quindi assolutamente mi devo impegnare perché non voglio fare casini. Se sto saltando un accento dovrei farla ad occhi chiusi, cavallo nuovo, cavallo giovane, tutto quello che vuoi, ma dovrei veramente farla ad occhi chiusi. Quindi mi devo veramente impegnare e tirare fuori qualcosa di decente perché non voglio continuare a fare schifo. E niente, magari dal video voi direte no, mi è montato bene. No, fidatevi, ho montato da schifo. La cavalla era strana alla mattina, al pomeriggio, boh, non lo so. Comunque oggi puntiamo a far meglio e basta. Puntiamo a fare meglio per fare domani la 10, come dire. E basta, ci vediamo dopo. Ciao. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Ragazzi, sono appena tornata a casa che sono uscita a cena e niente, ho il pancino molto pieno di tanta pappa che ho mangiato. E niente, vi volevo dire che di oggi sono molto molto felice, nonostante c'è, le persone probabilmente vedono il percorso di ieri e dicono hai fatto 0,4 per un circolo perché sei ribambita e invece oggi fai due barriere, cioè dovresti essere più felice di ieri, del risultato di ieri, ma assolutamente no. Oggi ho montato meglio, galoppavamo molto di più, infatti le linee venivano tutte corte perché lei poi prende falcata, ma perché sono così bassi che lei, cioè, non li prende neanche in considerazione come salti, mi fa troppo ridere questa cosa, no? E quindi vabbè, cioè, nel senso, ovvio che sono strafelice, perché nel senso, ok, sono errori suoi, probabilmente sono anche errori miei, ma non è la barriera il problema, nel senso che come si alza un po', lei ovviamente si impegna molto di più, si tiene di più, vede che il salto è un po' più alto e quindi si impegna. Nel senso, per lei queste non sono neanche gare, cioè, è solamente cavalletti su cui lei passa sopra. E quindi niente, sono in realtà strafelice della gara di oggi, domani facciamo la 10, quindi ovviamente obiettivo di montare bene di oggi per fare la 10 domani raggiunto, quindi molto bene. E oggi non potete capire, in campo prova in realtà non c'era tanta gente quanto ieri, ma Isterica poverina era nel panico. Cioè lei comunque è giovane e non è così tanto abituata a tanti cavalli in campo con lei, no? Quindi io, anche se ero al passo sulla pista e uno mi galoppava incontro, ovviamente troppo vicino perché palese, poverina andava nel panico, saltava per aria. Quindi io ho passato tutto il campo prova con la cavalla per aria, terrorizzata dal mondo.
E niente, ho passato il campo prova a cercare di tranquillizzarla. Però ovviamente se lei poi è così nel panico, io non dico che non riesco a stare tranquilla, però c'ho questa che è nel panico sotto. Quindi praticamente come esco dal campo prova sono tipo sì, che bello, siamo da soli, adesso entriamo in gara, ci siamo solo io e te, quindi stai tranquilla. Però farmi il mio campo prova così, con tutto sto casino e con lei che poverina impazzisce, è veramente difficile. E si vede ancora di più quanto lei sia piccola di età e quanto comunque tipo oddio degli altri cavalli, degli esseri viventi insieme a me, non sono l'unica al mondo. Quindi vabbè, mi fa ridere sta cosa, quindi ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno a tutti, oggi è domenica mattina e mi fa troppo ridere questa cosa che ho messo una maglietta a maniche lunghe di 3A e avrò so anche la giacca perché ho freddo e siamo al 19 di maggio, quindi mi fa molto ridere questa cosa e hanno anche riacceso il riscaldamento in casa, quindi top. Si gela, io non capisco questa cosa. Comunque, non importa, oggi faccio la 10, adesso tra poco usciamo e quando arriviamo starà andando a 15 e poi a seguire c'è la 10. E basta, ci vediamo dopo. Allora, ok, sono tornata a casa e volevo solamente dire che sono seriamente imbarazzata per come ho montato questo weekend. Mi dispiace per tutte le persone che mi hanno visto o che vedranno questo video e vedranno come ho montato male, perché è veramente imbarazzante. Oggi di nuovo sono veramente arrabbiata perché non è possibile che io non sappia montare. Faccio uno o due bene, in realtà erano 9 tempi, ne ho messi 8 e isterica su quel bellissimo verticale, non ho alzato gli anteriori, però vabbè. Poi faccio 3 da un salto un po' strano, 4 da un salto un po' strano. Arrivo sulla gabbia, non so perché questa cavalla ha rimesso circa 80 tempi e il mio cervello era ferma. Nel senso, ha cominciato a rimettere i tempi, ho detto adesso si ferma. Invece ho saltato da ferma e non so come mi ha portato fuori dalla gabbia, io ho detto ok. Poi erano 5 tempi, ho detto calma, facciamone 6. Infatti è per quello che sono vicina, ma non volevo buttarmi di nuovo, andarne a far 5, ho detto calma. Giro per il 7 è abbastanza bene, poi tengo, questa non rientrava neanche, dovevo fare 8 tempi, ne ho fatti 8, faccio l'8. Comunque ho montato veramente in modo imbarazzante. Puntavo ad andare molto meglio questo weekend perché comunque mi sto preparando per i regionali. In teoria dovrei fare tra 2 settimane una 2 giorni o un nazionale e poi 2 settimane dopo avere i regionali. Vedrò, nel senso che penso che farò tra 2 settimane un concorso e se non va bene non farò i regionali, non penso. Vedrò. Comunque la cavalla sicuramente salta meglio nella 10, palesemente, nel senso sono un po' più ostacoli rispetto a 1 metro, però comunque devo imparare a montarla. Quindi torniamo a casa con tanta tanta voglia di migliorare, soprattutto io, che devo molto migliorare. Mi farò il mazzo più di quanto già io non mi stia facendo, perché vi assicuro che me lo sto già facendo un sacco. Questa cavalla è giovane, c'ha un sacco di cose per il fatto che è giovane, quindi mi impegnerò ancora di più e basta, speriamo di riuscire a tirare fuori qualcosa presto e che duri. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, se vi lasciate un pregione su, fatemi sapere giù nei commenti se ci siamo mai visti, perché sono molto curiosa di sapere quanti di voi ho già visto dal vivo. Ricordate di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo, ciao.